Ciao, come state? Beh, allora, intanto è finita come sempre la nostra live del martedì. Abbiamo ripreso dopo il mio essere stata a casa. Abbiamo ripreso a raccontare la musica e siamo ripartiti da dove mi ero interrotta, cioè il 1972, il mio anno. Abbiamo scoperto tante bellissime canzoni, tra l'altro anche quella che ha vinto il Grammy Award ed è stata dichiarata la più bella canzone del 1972, ovvero quella di Nilsson, Without You, che in italiano è stata riproposta col titolo Senza di te. Beh, devo dire, insomma, 1972 non poteva non esserci una bellissima canzone, ma ce ne sono state tantissime altre, così come ad esempio. Abbiamo fatto anche un excursus in uno dei brani di Lou Reed, anche questo famosissimo, Walk on the Wild Side, che è stato anche uno, insomma, di quelli più famosi, ecco, mettiamola così. Senza dimenticare poi che anche l'artista Carly Simon, statunitense, effettivamente era tra quelle che nel suo album è riuscita anche lei ad avere il brano che è stato più ascoltato. Io ad esempio ancora adesso ascolto, ovvero You're So Vain. Sono tanti poi i brani che nel 1972, se vogliamo, insomma, si sono ricordati, sono stati tanti gli artisti. Si è parlato anche della morte, che in quel caso c'è stato anche nel 1972, ovvero di Barry Oxley, il chitarrista il bassista, scusate, degli Allman Brothers. Abbiamo parlato di questa casa, diciamo così, dove nessuno ci voleva andare ad abitare, di Harry Nilsson, che alla fine la vendette poi a Pete Townshend, quando decise di trasferirsi negli Stati Uniti, perché insomma c'erano state troppe, diciamo così, troppe morti, ecco. E poi insomma abbiamo continuato un po' ad ascoltare quella che è stata la musica, chiudendo poi con anche un brano, un artista italiano, perché 1972 insomma non ci sono solo stati artisti stranieri ma anche italiani, e lui è stato quello che ha spopolato di più, che ancora oggi si ascolta, si canta, ed è stata anche quella canzone che ancora oggi sulla spiaggia, insomma, con la chitarra si accenna sempre in qualche modo, ovvero la canzone del sole, Lucio Battisti. Questo è un po' quello che è stato il nostro resoconto di quello che abbiamo fatto questa mattina, ma vi ho anche invitato sicuramente alla nuova diretta di giovedì alle 15:30, con un appuntamento dedicato al social time, e vi ho chiesto se volevate mandarmi magari qualche notizia curiosa legata in questo caso al Natale, questa settimana, dove poterla io inserire nel social time, quindi costruire anche un po' insieme quella che è la trasmissione. Come sempre vi lascio quindi anche dove poter mandare tutto quanto, ovvero imhlib1@libero.it, e poi ricordarvi invece l'appuntamento su Patreon domani sera alle 22, dove ci facciamo gli auguri di Natale. Come sempre, comunque, Patreon è il canale anche parallelo dove ci sono tantissime cose. Se volete fare un giro, Simona Non Solo Radio, mi trovate lì, altrimenti mi trovate su YouTube con i vari appuntamenti. Come sempre, non mi resta che intanto ringraziarti perché siete stati tantissimi anche oggi. Mi è fatto piacere, insomma, ritrovarvi dopo questa quarantena, e augurarvi sicuramente buone feste se non ci dovessimo vedere, ad esempio, giovedì o domani sera, insomma, sui vari canali. Va bene? Un bacio, grazie come sempre, e la musica rock non si ferma mai perché saremo ancora qui martedì prossimo. Ciao!